Luca Monti, una partita, ti chiedo le stesse cose che ho chiesto a Capitan Zlatan, una partita che sembravate avere in mano sul 2-1, una partita che avevate in mano sul 9-4 nel tie break, l'avete persa, l'avete vinta, l'avete ripersa, poi alla fine l'avete vinta. Sì, avete visto anche cos'è questo palazzetto stracolmo. A un certo punto è bastato nel tie break dal 9-4 per noi prendere un ace e non mettere per terra una palla e farla mettere per terra loro, che improvvisamente l'inerzia della partita è cambiata. Questo è il bello del tie break, è il bello della pallavolo, è il bello di questo spettacolo. Siamo stati veramente bravi, bravi con la testa a rimanere lucidi e attaccati alla partita in un momento di grande difficoltà, quando abbiamo preso 4-5 punti di seguito. Sono stati veramente encomiabili i giocatori, veramente una testa veramente forte, perché era a prova di bomba. Fino al tie break possiamo dire decisive le serie al servizio dei vostri due centrali. Sì, sono sicuramente sia Max che Simon hanno avuto tre serie anche di battute al fulmicotone, ma la stessa cosa è capitata a loro quando il primo set ci ha ammazzato in battuta Zaitsev. Quindi voglio dire, questo è anche questo tipo di pallavolo moderna. Noi abbiamo la fortuna di avere tra di noi questo tipo di giocatori e cerchiamo di sfruttarli fino in fondo. L'aspetto positivo è che siete riusciti a vincere una partita in cui avete commesso parecchi errori. Sì, abbiamo sbagliato, però secondo me abbiamo anche dimostrato di avere qualche giocatore che a tratti diventa veramente immarcabile. Quindi secondo me possiamo permetterci qualche errore in più. Ci siamo, secondo me, quello che mi è piaciuto di meno è che a tratti c'è stato un pochino di confusione, un po' troppa confusione, anche palle facili gestite male dei secondi tocchi che si potevano fare meglio, li abbiamo gestiti un pochino male, per quello è venuto anche poi magari l'errore in attacco. Però abbiamo sopperito a tutto questo con una grande prestazione di cuore e di attaccamento alla maglia. In gara 2 decisivi gli ingressi di Vettori e Corvetto, oggi non si può non dire una parola sull'ingresso di Maruotti. Io direi due cose: l'ingresso di Maruotti è stato eccezionale per incisività e precisione nei colpi d'attacco. L'altra cosa che secondo me abbiamo centrato dalla panchina è il ritorno in campo di Fox, che ha giocato il tie break con una determinazione e una forza in attacco che poche altre volte gli avevo visto fare. Era solo questione di sbloccarsi, aveva bisogno anche secondo me un pochino di sbloccarsi, non era riuscito durante la partita, io l'ho sostituito, quindi sicuramente non gli ho dato una mano da questo punto di vista, però le cose erano andate bene con Vettori e poi ho pensato che invece un giocatore come lui ha bisogno di fiducia e di tornare in campo quando la partita conta. Adesso avete due match point, il primo in casa, il secondo se dovesse andare male ancora qui a Osimo. Ce lo siamo conquistati sul campo con questa vittoria, adesso cercheremo intanto di sfruttare il primo, cominciamo a pensarne uno alla volta. Vedremo mercoledì in casa e di giocarci tutte le chance che abbiamo subito al primo tentativo.